Miles! Allora, che succede qui? Oh! Il futuro dell'intrattenimento pare abbia ancora qualche bug. Ciao, Pete. Bella maglia. Scarpe. Bellissime scarpe. Bello tutto. Ehi, Miles. Genki? Ragazzi, lui è il mio amico Harry. È da poco tornato dall'Europa e sta fondando un nuovo centro di ricerca. Volevi dire stiamo fondando un centro di ricerca? Ciao, piacere. Nuovo lavoro, eh? Avrai ancora tempo per insegnare? Oh, troveremo un modo. Andiamo? In realtà, quel coso mi ha scombussolato un bel po' la testa. Ce ne andiamo. Ok. È stato un piacere, Harry. Piacere mio. Stai bene? Certo. Anzi, sai cosa? Ti raggiungo più tardi. Ehi, dobbiamo parlare con Miles per vedere se sta bene. Sì, certo. Ok. Sembravano simpatici. Peccato si perderanno una serata pazzesca, eh? Ok, ecco il piano. Stasera va in scena il Greatest Hits della nostra infanzia. E i tre singoli di punta sono le nostre giostre preferite. Sono un po' di fretta. Benvenuti! Ok, facciamolo. Su, salite! Non avete idea di cosa vi aspetta. Buona fortuna. Ne avrete bisogno. Dai, Pete, credo in te. Ok, giocatori. Dito sul grill e occhi sul bersaglio. Allora? Oh, sì, ragazzi, sì. Non lo volete il premio? Oh, siamo a posto, grazie. Avrei vinto la partita, ma ti batto quando voglio. Provaci. Ed ecco la nostra campionessa MJ Watson. Scala le classifiche con il Turbo Demone. E vai! Proviamo le altre giostre e i giochi più avanti. Se ci diamo dentro, possiamo vincere un premio. Sì, avevo letto in giro. Questo promette bene. Ma perché mi sono lasciato convincere? Ah, senti il profumo dei popcorn! Come puoi pensare a mangiare anche ora? Mi conosci! Sono multitasking! Certo! Ci siamo tolti di mezzo quella spirale rotante. Mi è sempre piaciuta un sacco. Quindi? Sì, avevo letto in giro. Spero che il Turbo Demone sia spaventoso come lo ricordo. So che avete voglia di fare i tuoi tiri. No, a non dargli corda, MJ. Ha solo paura. Non farti provocare. Sì, dagli una lezione, Pete! Niente male, niente male. Altro giro, altra corsa. Colpa mia. Questo posto non è cambiato per niente. Già, il tempo passa, ma le endorfine sono le stesse. Sì, sarà tutto buono come ricordo. L'odore è buono. Il tuo ultimo hot dog ti ha fatto venire un'intossicazione. Ah, già. Dicono che le piramidi siano le strutture più solide. Verifichiamo. Conosco qualcuno che ha speso $20 per perdere al picchiatutto.
Sì, sì. Non dovrebbe essere possibile. Un'altra è andata. Pronto a mettere alla prova il nostro amore? Da questa coda per mangiare. Voi fatevi dichiarare anime gemelle. Io provo da solo. Vediamo se ho speranze come Casanova. Buona fortuna. Anime gemelle. Impegnativo. Che può dirci che non sappiamo? Magari che dovremmo vivere insieme? O che al momento abbiamo troppe cose in ballo per pensarci? Sì, può darsi. Oh, penso si sbagli. E poi che cosa misura? La temperatura corporea? Oh, il pH della pelle? Non sarà così sofisticato. Di qua, proviamo questa. Ce ne mancano solo tre. Che dite, go-kart? Oh, tu al volante? Io passo. Andiamo, piccioncini. Ci aspettano altre sorprese nel parco. Tranquillo, ti aiuto. Quello è Tombstone. Ma che ci fa qui? A guardarlo direi il meccanico e il soccorritore. Grazie di avermi tirato fuori. Me la sono vista brutta. Magari proviamo le montagne russe, che ne dite? Tombstone? Misterio? Questo parco è una calamita per criminali redenti. Sì. Forza! Ci aspettano ancora altre meraviglie sul viale dei ricordi. Scusa. Sono davvero contenta di tornare sul Turbo Demone. Oh, sono più arrugginito della Statua della Libertà. Sì, vero. Avete visto la sua faccia? Era incazzato. È stato fantastico. Vieni, Pete. MJ ci aspetta. Alle montagne russe. Cosa vuole l'ammiratore segreto? Chi, Jonah? Niente, neanche una parola sul mio articolo. Ma come fai a lavorare per... Questo promette bene. Ehi, Pete, è la serata più bella della mia vita. Ehi, Harry, concordo. Voglio festeggiare qui il mio compleanno. Pensare che non credevo che avrei avuto un altro. Ne avrai e come. Che figata! Che bomba! Stavi dicendo? Chi, Jonah? Niente, neanche una parola sul mio articolo. Ma come fai a lavorare per me? Perché non troviamo qualcosa da picchiare? No, questo coso è una fregatura. È impossibile vincere. Ok, cambiamo strategia. Venite fuori, piccole idre, ovunque voi siate. Bello, così è un po' inquietante. Presa! Perché? Non sono porcellini, non posso minacciarli di distruggergli la casa. Hai mai considerato l'idea di non fare lo spaccone? No, ma ti ringrazio del consiglio. Sì! Beccati questa brutta idra! Ehi, hey, MJ! Tutto bene? Alla grande, grazie! Sì, MJ, fa vedere a quelle idre chi ha i pollici opponibili. No.
mi ci voleva. Di un po', che ti stavi immaginando? Come bersaglio. Tipico sfogo. Stavi pensando a Jonah, vero? Ancora una e poi ci siamo. Ops. Una vasca col bersaglio. È una novità. Grazie, ma non ho la minima voglia di finire a mollo. Davvero? Prima ti piaceva nuotare. Non hai vinto le statali. L'hai detto tu, MJ. La gente cambia. Grazie. È grave che mi senta troppo vecchia per la giostra. Credo che sia la cosa più triste che ho sentito oggi. Lo farò presente durante la psicoterapia. Ah, che profumo. Ehi, hey, Harry, prendiamo quel chili dog che volevi ieri. È ancora presto. Ma a fine serata voglio abbuffarmi di chili dog fino a scoppiare. Ah, tutto bene? Sì. Volevo solo fermare. Ok, so che non c'entra, ma sentite. Per questo Halloween... Coordinati? Coordinati. Ok, forse sto correndo troppo, ma ho visto un sacco di costumi da Spider-Man di recente. È una nuova moda. Le tute aderenti costano poco. Giusto, vedi, per questo ti ho assunto, Pete. Pensiero creativo. Allora è deciso. Tema di quest'anno, il trio diventa super. Perfetto. Desolato. Beh, come ti senti? Elettrizzato. O intendevi come ti senti a essere così bello e prestante? A essere Peter. Essere Peter non è male. Vorrei poterti offrire più spesso serate così. Già, diciamo sempre che lo faremo e poi stavolta me lo giuri. Solo non ora, sei troppo gasato. D'accordo, giuramento rimandato. Ci voleva. È rilassante quassù. È fatta. Ehi, abbiamo un premio che ci aspetta. Una volta qui sembrava tutto più grande. Quanto tempo? I biglietti costavano molto meno 10 anni fa. Ma per le nostre paghette era comunque tantissimo. Eh sì. Sembra di essere un taxi driver. Che ne dici di questo premio? Il merchandising si è evoluto un sacco. Sta meglio del portacaramelle che ho preso qui da bambino. Scommetto che ce l'hai ancora. E non chi lavora tutti i giorni al balcone, come noi. Relax per avere reazione. Ah, la cosa felice. Sono crisi d'amore. Cosa ha fatto? Credo... Crisi d'amore. Ma dai, è orribile, che senso ha? Spider-Man l'ha spettato dentro. Perché il loro amore va in crisi. E ora è colpa del lavoro. Allora chiamiamolo onorato. Ha pagato il suo debito. Ti sembra semplice vendere sommersa da tutti questi peluche amorometri? Carino, Pete! Sai che ci andrò in giro per sempre, sì? Andrai così anche in ufficio. Approvo appieno. Starsene in giro, guardare le persone. Non ricordo neanche l'ultima volta che ci siamo presi una serata. Sembra passato un secolo. Io sono sempre sommerso dagli impegni. Bravo. I primi dell'università non perdonano.
Sì, in effetti. Voi due non fate altro che lavorare e basta. Dovete imparare a fermarvi e godervi la vita. Disse proprio quello che 2 secondi dopo aver finito una cura salvavita ha creato subito un'intera fondazione. Non capita a tutti di avere una seconda possibilità. Mi sentirei in colpa di sfruttarla. Lavorare tanto e divertirsi tanto. Dai, voglio sedermi in prima fila. Prego. Che gentiluomo. Cosa c'è? Sono nervosa. Tranquilla. Quante probabilità c'erano che la ragazza a cui Harry ha regalato il premio capitasse proprio accanto a lui? Già, si apre un mondo di cuori a arcobaleno. Glielo diciamo. Che cosa? Che vi sbigliate voi due? Stavo solo ricordando a MJ di tenere sempre le mani dentro al vagone. Vero? Non mi ci volevo proprio. Ok, cuor di leone, e adesso? È l'ora del gran finale. Il super su. Puoi dirlo forte, baby. Non sono mai arrivato alla campana. Ma è proprio per questo che continuo a correre. Forse è l'anno giusto. Wow, vorrei farli vedere a Miles. Egli ha un gran talento. Teoria del colore allo stato puro. Un gusto familiare, ma moderno. Qualcuno ha consumato il manuale di arte a scuola. Super su, super su, super su, super su, super su, super su. Ok, ok. Non è incredibile pensare che in altri universi non sono qui con voi. Potrei essere... andato. Morto, magari. Ancora in cura. Per fortuna, siamo nella dimensione giusta. Puoi dirlo. È una
serata splendida. E sono felice di essere qui. Come? Oh no. Gli effetti collaterali delle tue cure includono attacchi di smancerie melense. È più un effetto collaterale dell'uscire con te. Mi hai asfaltato! Mi sei mancato, sai. C'è la fila per la ruota. Harry ha ragione, Pete. Se ci mettiamo in fila ora, passeremo lì tutta la sera. Riproviamo più tardi. Due bei colpi secchi! Se arrivi alla campana, vinci un premio! Pronto a suonare la campana? Stanotte, il piccolo Harry realizzerà il suo sogno. Benvenuti! Chi vuole cominciare? Pete, forza! Bene! Vacci piano, Harry. Non farti male. L'unico a farsi male sarà il tuo orgoglio. Ragazzi, fate i bravi. Scusa. Ma che cosa? Ok. A quanto pare è proprio l'anno giusto. Harry, è la fine del mondo. Sì, io non so come ho fatto. Ok, vi va qualcosa di più tranquillo? Alla ruota panoramica c'è meno fila di prima. Chiedo scusa. Ehi, vi lascio andare avanti a fare i teneroni. Voglio vedere se riesco a vincere un altro paio di unicorni. Sembri davvero felice. È strano. Harry ha una seconda occasione e sento quasi di averla anch'io. Voi sarete una squadra incredibile. Un posto del Bugle. Jonah ti ha messa in prima pagina. Sarai caporedattrice. Ah, ci voleva lo champagne. Cacciatori, scorpioni ed esplosioni. Oh cielo. Ha pubblicato il pezzo del tipo nuovo. Jay. Ha già raggiunto 5.000 visualizzazioni. Dovevo scrivere di un'altra cosa. Così che si fidasse, in qualche modo. Ehi, ti inventerai qualcosa. Lo fai sempre. Grazie. Figurati. E se mai volessi una mano da tua amichevole Spider-Man di quartiere, anche noi saremmo una squadra incredibile. Anche se ho dimenticato lo champagne. La prossima volta. Andato di qua. Via da qui! Ecco Tombstone. Che criminale state cacciando questa volta? Misterio? Tombstone? Non fatevi distrarre dal ragno! Prendetelo! Siete sorpresi di trovarmi qui? Beh, ricambio il fastidio! Volevo solo godermi una serata libera, ma figurati! Balestra in pericolo! Devo spostarmi!
con una corda il potere dell'amicizia? Poveri. Tombstone può cavarsela da solo. Non puoi batterci tu. Stanno mettendo a rischio chiunque sia rimasto nel parco. Oh no, Harry! Dai, Harry, rispondi, rispondi! Ciao, sono Harry, lasciate un messaggio. MJ, Harry non risponde al telefono. Io sono alle prese con i cacciatori e non lo vedo da nessuna parte. La nostra cabina sta per toccare te. Penso io a lui. Stai attenta anche tu. Ehi, sai che non esco mai senza la mia amica Sinclair. Chiami così la tua Stingray Sable. Ci sto lavorando. Ti avverto appena lo trovo. Vampiro! Salva pronta! Bersaglio a te! Si stanno avvicinando alla pista. È lì che lavorava Tombstone. Sa il fatto suo, ma quei ceppi non scherzano. Cacciatori pronti al via! E che vinca il ragno migliore! Sapevo di provarlo a cielo. Spider-Man, ottimo! Entrambi, giorno fortunato! È mio! Mi ha beccata! MJ, hai trovato Harry? Ancora no, ma ho visto Misterio. Gli sgherri di Kraven non sembrano interessati a lui. Proprio per niente. Quindi vogliono solo Tombstone. Grazie per la dritta. Sì. Continuo a cercare Harry. Sapete, voi cacciatori non avete freni! Non vogliamo! Stanno arrivando i rinforzi! Ecco Tombstone! Se la cava bene, almeno per ora! Dovrebbe darmi il tempo di fare piazza pulita! Siete solo dei miseri dilettanti! Ehi! Comincia a divertirmi! E resta giù! Allegro! Ti schiaccerà come insetti sul parabrezza della moto! Questo tipo ti farà a pezzi! Arriva! Tirino sul bersaglio! Ehi! L'autoscontro è in un'altra parte del parco! Lancia qualcosa! È a terra. Pensate a tutto. Sto arrivando, Lonnie! Quelle reti non scherzano! Facciamo fuori il ragno! Fuoco! Avanti! Mi sposto!
Sono affar mio, Tombstone! Pensa solo a rompere quella rete! Non credevo che un giorno mi avresti difeso! Neanch'io, Lonnie! Ma il capo di questi ceffi ti vuole morto! È un cacciatore e i supercriminali sono le sue prede! Che dici? Due chiacchiere sulla svolta che ho dato alla mia vita mi farebbero cambiare idea! Ha già ucciso Scorpion, quindi direi di no! Forza, insisti! Hai l'aria stanca! Siediti! Facciamo fuori il ragno! Una volta per tutte! Ci hai provato, Spidey! Ma stavolta siamo pronti! Ha perso il filo, cosa? Sul bersaglio! Toglietevi mezzo il ragno, adesso! Ti aiuto io, Lonnie! Non cadere, non cadere, non cadere! Oh, no! Devi scusarmi, Lonnie, vorrei davvero aiutarti! Andrà tutto bene! Aiuto!
di schierate! Harry! Pete! Vai! Resistete! Quello era... Sì! Dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo. Spider-Man. Lo so, lo so. Ma prima, cos'è quella roba che spari fuori? Ah, credo sia la cura che sto facendo. Il dottor Connors ha detto che è una tuta che ha la capacità di apprendere da sé. Ma non credevo che... Aspetta. Sai cosa vuol dire, giusto? Abbiamo entrambi i superpoteri. Pensa a cosa potremmo fare per curare il mondo! Oh, scusami. Io devo ancora capire bene come funziona. Beh, è un vero peccato che nessuno di noi abbia un laboratorio all'avanguardia dove condurre qualche test. Vado a controllare che sia tutto in ordine. Ci vediamo lì. Chiamami quando hai fatto. Ehi, ho saputo del delirio a Connie. Cos'è successo? Beh, ricordi il mio amico Harry? Sì? Era lui? Ma come? Francamente non lo so. Credo che quelle cure... No, c'è Harry. Devo andare. Ehi, ho fatto sgombrare la fondazione. Ok, faccio un salto. Un salto? Quante volte l'hai detto prima di farlo letteralmente? Guarda qui! Stai bene? Forza, vediamo cos'altro può fare questo coso. Che stai facendo? Scienza, amico! Sto facendo scienza! E così sei Spider-Man. L'hai detto a MJ, ma non al tuo amico. Non volevo metterti in pericolo. Io volevo solo... Certo. Sì, capisco. E il ragazzo a cui insegni... è lui l'altro? Sono successe tante cose mentre eri in quella vasca. Fidati. Lo so. Oh. Calmo e tranquillo. Ops!
Già. Preparo un po' di caffè, si prospetta una lunga notte. Diamine! Che cos'è successo qui? Stavamo solo facendo esperimenti. Dov'è il dottor Connors? Magari è il suo giorno libero? No. Lui non ha giorni liberi. Io devo andare. Sì, sì, ti chiamo dopo.